Oh, ok ragazzi, questo qua è il secondo episodio che state vedendo un attimo, durante la giornata. Ragazzi, un attimo la telecamera. Abbiamo catturato nello scorso episodio Moltres, il Pokémon Fiamma. No, il Pokémon. Vabbè, comunque, il Pokémon Uccello Leggendario di tipo fuoco. E ci sono rimasto un po' male quando ho scoperto che una volta catturato il primo Pokémon Uccello Leggendario, non appaia subito il secondo. Anzi, tu puoi catturarne solamente uno di Pokémon Uccello Leggendario, mentre gli altri due li ottieni tramite scambio e link. Ci sono rimasta molto male quando l'ho scoperto perché mia intenzione era quella di rincorrere in giro per Kalos anche Zapdos, Articuno, che sono rispettivamente gli uccelli leggendari del tuono e del ghiaccio. Sarebbe stato uno sclero, però inseguirli avanti e indietro, perché come ho raccontato nello scorso episodio, rincorrere Moltres in giro per Kalos per 2 ore non è stato affatto piacevole, però mi sarebbe piaciuto rincorrere anche gli altri due per catturarli, perché volevo fare la quarta squadra con tutti i Pokémon leggendari, ma visto che non si poteva fare, ho messo come membri della mia squadra, la mia quarta squadra, Sigilyph e poi la ragazza che abbiamo scambiato con Dianza perché c'aveva la gara devorita. Sigilyph perché avevamo faticato tantissimo a catturarla, ma che fosse un Pokémon leggendario veramente. Poi dopo oltre a loro ci stanno anche Zygarde al secondo posto e Krogan Shiny all'ultimo. E adesso come quattro capo squadra di quella squadra, facciamo uscire di lingua, andremo a catturare l'ultimissimo Pokémon che si può catturare in leggendario che si può catturare in questo gioco. Sarà una battaglia dura, la stessa guida mi ha detto che mi dice, c'era pure scritto nella guida che ho sempre al mio fianco che questo Pokémon si può curare, quindi sarà durissima riuscire a far entrare nella Pokéball, perché già avrò paura di mandarlo KO. Figuriamoci poi dopo se si riprende e si recupererà i punti vita. Sarà un macello, perché voi sapete che per catturare meglio un Pokémon bisogna prima indebolirlo e poi tirargli l'Ultra Ball, che sia rossa o gialla la vita non ci faccio più caso. Per me l'importante è che sia indebolito, non c'è differenza per me ormai tra rosso e giallo. In ogni caso sarà una bella lotta, quindi ci dobbiamo preparare a lanciare un bel po' di Ultra Ball. Se riusciremo entro 10 minuti a catturare quest'ultimo Pokémon, veramente sarà una cosa bellissima, ma non credo. Credo proprio anzi che sarà la lotta più lunga in assoluto. Ma magari mi stupisco, magari la mia abilità nel catturare i Pokémon mi stupisce. Perché già abbiamo catturato Zygarde e Moltres con una velocità inaudita, che io veramente da bambina impiegavo tantissimo a recuperarli quei due. In ogni caso, se qui Greninja non guadagna più punti esperienza, vuol dire che è salito a livello massimo, che c'è il livello massimo. Ecco, esatto. Ok, perché Greninja, non so se l'avete visto, è a livello 100, quindi non si può più salire oltre a livello 100. A parte questo, a parte Greninja a livello 100, a meno che le mie abilità incredibili, che non sapevo nemmeno di avere nel catturare Pokémon leggendari, si facciano vivere di nuovo, magari catturiamo il Pokémon che stiamo andando ad incontrare adesso, lo catturiamo dopo 3 lanci, ma non penso proprio, visto che si fa ripresa più volte, quindi dovrò tutte le volte colpirlo, sperando di non farlo fuori sul colpo. Insomma, sarà un macello. Secondo me questo episodio, se dura 7 minuti come l'ultimo episodio di Pokémon Y, è tanto. Cioè, no, è incredibile, secondo me. In ogni caso, che continuiamo a far fuori Pokémon su Pokémon. Dai, comunque ci sono rimasto male per Zapdos e Articuno, che sono gli altri due Pokémon leggendari di prima generazione. Con Moltres, volevo prendere anche loro, ma ci sono rimasto male. Va bene, allora concluderò la serie, perché già avevo in testa che avrei finito la serie tra 6, 8, 7, 8 episodi, perché a furia di inseguire Pokémon leggendari, invece no. Qui c'è un Fletchling. Siamo nella Valle dei Pokémon, vuoi che non ci siano Fletchling che saltellano in giro beati? Cioè. Comunque, per chi non avesse visto l'episodio in cui eravamo arrivati per la prima volta nella Valle dei Pokémon, qui originariamente c'era un tizio che ci bloccava l'ingresso, l'entrata, poter entrare nella grotta, perché ci diceva: qui dentro vivono Pokémon pericolosissimi, solo coloro che hanno vinto la Lega Pokémon possono entrare.
Adesso non c'è più, quindi direi che possiamo andare a fare. Rifacciamo il giro. Rifacciamo il giro. Ma porca vacca, ragazzi, se sono stupida. Adesso uso il repellente perché non ci vorrei di a far fuori altri 30 Pokémon. Allora, vado un attimo a recuperare l'elemento del Pokémon perché mi pare di ricordare che sei tipo psico. Comunque, uso un attimo il repellente max, ragazzi, perché non c'ho voglia di affrontare altri Pokémon qua, non c'ho voglia di consultare troppa gente. Che la probabilità di incontrare Pokémon selvatici è diminuita. No, dovremmo dire se è annullata, perché non si possono incontrare Pokémon a caso con Allora, è di tipo psico e basta. Ok, di tipo psico, quindi non si sa cosa è debole. Vado a leggermi. Ma che devo andare a recuperare la pagina in cui mi dice cattura questo Pokémon qui. Vabbè, io continuo a non dire mai il nome del Pokémon perché voglio che rimanga in incognito finché. Allora, i punti deboli sono Coleotto, Spettro e Buio. Allora eviterò di usare queste mosse perché altrimenti rischio di one shotarlo, usando un termine molto appropriato. Adesso entro così, a piedi, perché sì. Oh, eccoci qui, finalmente. Grottignota! Oh, ok, sto già tremando dalla gioia. Non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora di iniziare. Finalmente! È il momento dello scontro con quello che si crede essere il Pokémon più forte che esista! Ecco lì che è voltato di spalle. Penso che si sia già presentato abbastanza da solo. Ed è apparso Mewtwo, signori! Il mitico Pokémon della prima generazione! E con lui ovviamente suona la musica che suonava anche con Moltres perché appunto entrambi sono di prima generazione. Allora, mettiamo subito in campo Aegislash, l'esperta nel catturare Pokémon leggendari perché col suo falso finale. E speriamo che la fortuna ce la mandi buona. Attenzione, già sappiamo che Mewtwo conosce Forza Sfera. Ha provato a fare ripresa, però ha già tutti i PS. Con ripresa in teoria riprende tutti i punti vita che ha perso, quindi vediamo un po'. Usa forza sfera, non ha effetto su Aegislash. Quasi quasi tengo a Aegislash, perché vedo che proviamo subito. Usa psichico. Aiuto. Non è, ok, non è molto efficace, meno male. Però vedo che leva un po' di punti vita, sto Mewtwo. Ok, siamo già arrivati a vita rossa, vediamo un po' se la fortuna ce la manda ci che la fortuna ce la manda vediamo se la fortuna ce la manda buona. Manco per il cazzo. Usa ripresa, eccoli, subito. In teoria recupera tutti i PS o ne recupera giusto un paio? Ne recupera giusto un paio, ok. Bene, quindi adesso dovremo spenderemo la partita così. Spendiamo la partita così, tra in un turno a tirare Ultra Ball, in un turno a colpirlo, in un turno a tirare Ultra Ball, in un turno a colpirlo, quindi forse impiegheremo di più a catturarlo. Forse il tempo, barriera. Ha aumentato la difesa, fantastico proprio. Dai, Ultra Ball. Porca troia. Forza sfera, ma che bello che non ha effetto su Aegislash. Fantastico. Ok, vedo che i movimenti rallentano quando è a vita rossa, quindi devo per forza ridurla a vita rossa. Okay, penso che sia l'unico Pokémon che è indebolito con a vita rossa. In ogni caso, psichico ancora. Ok, adesso penso proprio che sia arrivato il momento di curare Aegislash perché altrimenti al prossimo turno crepa. Vai, iperpozione. Vai, sarà una lotta molto lunga questa. Sarà la cattura più difficile di sempre, raga. Barriera ancora.
Ok, per me l'importante è che non faccia ripresa. Per me l'importante è quello. Poi dopo può anche mettersi tutte le barriere che vuole. Ah, porca vacca. Non è assicurante il fatto che non si scuota neanche una volta la Pokéball, eh? Porca. Consiglio alla guida di usare una Timer Ball dopo un po' di turni, perché Timer Ball più vai avanti coi turni più efficace. Non uso ancora una volta falso finale perché scommetto che non appena uso un'altra mossa si fa ripresa questo. A porca vacca. Ecco, ripresa, ve l'avevo detto, visto? Avevo detto, ho provato, ho rischiato e vedi che si fa ripresa. Micchia, è aumentata tantissimo la sua difesa, ragazzi, dobbiamo... Ah! Vai ancora un iper... No, non Pokéball, vai a usare un'iperpozione ancora. Iperpozione! Non so... Mica se sono stupida. Raga, comunque la sua... è aumentata tantissimo la sua difesa, eh. Vai, passo finale ancora. Brutto colpo! Papà, ha ignorato la difesa altissima di Mewtwo, l'ha portato a un punto vita. Raga, io ho sempre una Buster Ball, eh. Quindi potrei catturare Mewtwo senza fare tutta questa trafola, tra virgolette, come la chiamo io. Ma voglio fare una caccia a Pokémon come si deve, quindi non c'ho voglia di utilizzare la Master Ball. Perché con la Master Ball mi eviterei tutti questi problemi. Perché con la Master Ball catturi sempre, cioè con la Master Ball la cattura è sicura al 100%. Però non voglio fare sta roba. Non voglio triggerare il Pokémon, voglio catturarlo come si deve. E uso ripresa. Che è il momento di usare. Vai, falso finale ancora. Fai un brutto colpo, Edgy Glass. Aiuto. Ok. La porca vai, gli levo pochissimo comunque, eh. Vai ancora iperpozione qua. Tutta la vita. Non può più aumentare la difesa di Mewtwo. Beh, questa è una cosa buona, dai. Non si può più aumentare la difesa. In compenso gli levo 3 punti vita al colpo, ma va bene. Tra poco dovrò usare anche un etere sul falso finale di Edgiglash, perché non sto finendo i falso finali. Ok, rosso. Dio santo. Ah! Barriera non proprio aumentare. Comunque Mewtwo è se qualcuno non l'avesse mai capito, si tratta del nome dell'incrocio tra le parole Mew e Chu, quindi letteralmente Mew 2. Perché per chi non conoscesse la storia di Mewtwo, ma è grave se non conoscete la storia di Mewtwo, Mewtwo è stato creato in laboratorio, quindi è tipo il primo Pokémon artificiale creato dall'uomo e ha delle grandissime somiglianze con il Pokémon Mew, perché per appunto sono stati utilizzati dei geni del Pokémon Mew per creare questo Pokémon.
Quindi ha molte somiglianze con Mew, l'unica differenza è che è molto più grosso e che è potentissimo. E che non, odia gli umani, proprio li odia a morte. E quindi ecco perché ha qui nella valle dei Pokémon. Perché se nella valle dei Pokémon ci sono Pokémon che sono scappati da allenatori o da persone senza cuore, ci sta, anzi questo è il posto perfetto per incontrare Mewtwo, proprio un Pokémon che non vuole più vedere nessun umano in vita sua. Ragazzi, facciamo così, quando arriveremo a 30 minuti userò la Master Ball se siamo ancora qui, ok? Facciamo così. Io voglio fare una lotta come si deve, ma se restiamo qui fino a 30 minuti la Master Ball la uso, facciamo così. Dai, usa ripresa ancora. Porca troia. Non voglio usare furtivombra, non voglio usarlo perché ho paura di one shotarlo. Vai, brutto colpo! Grandissima. Beh, i brutti colpi ignorano la difesa aumentata comunque. Vai, lui intanto perde. Lui ogni volta che usa barriera, ogni volta che usa forza sfera perde turni Mewtwo perché nessuna non può, non ha più effetto nessuna mossa praticamente. Solo psichico e ripresa può usare. Dai, fatti prendere. Ma porca vacca. Usa ripresa ancora. Vai, vai, sì, va bene. Qui sto finendo i falsi finali fra un po'. Ma due volte ripresa! No! Bastardo! Sì, ciao. Vabbè, gli levo leggermente poco. Ancora ripresa. Adesso usa ripresa e basta. Fantastico. Cos'è una fase in cui usi ripresa e basta? O hai esaurito i PP delle altre mosse, ma non penso. Vai, faccia sfera, non ha effetto. Fra un po' finirà veramente tutti i PP che ha. Ok, parlando di PP, è il momento di usare. C'ho degli Ether Max, giusto? Sì. Vai, su Regiglash. Falso finale, è a zero. Falso finale a zero, è a 40 PP. Vai, continuiamo, dai, riprendiamo il nostro tirare falso finale su falso finale. Vai, Egglash, tira un brutto colpo, ti prego. Questo si fa ripresa e basta adesso. Secondo me è veramente finito gli altri pipi delle altre mosse. E vai, brutto colpo. Forza sfera, non effetto. Posso finale ancora, vai. Ce la possiamo fare, ragazzi. Ce la possiamo fare. Io sento che ce la posso fare anche senza la Master Ball. Anche se perché non può. Vai, vai. Barriera, non può più aumentare la difesa. Meglio. Devo rendere la vita rossa. Ok, vai. Sì, brutto colpo. Bravissima. Vai, Ultra Ball. La prossima volta uso una Time Bomb, magari. La prossima volta uso una Time Bomb, la prossima volta che fai ripresa, magari funziona. Ti prego. Porca troia! Ci stavo sperando! Vai. Mica, che difficile. La prossima volta che uso ripresa e uso ancora il falso finale, quando l'ho ridotto ancora a vita rossa, uso una timer ball. Voglio vedere quanto è efficace. Beh, barriera. Sì, continua a perdere turni. Bravo, bravo. Continua a perdere turni. Continua a perdere turni. Porca vacca. Lui intanto continua a perdere turni. L'importante è quello. Avevo usato già una ventina di ultra bolle. Madonna. Qua quanto bello comunque che ci sono i suoi 8 bit. Strabello.
Vai, vai, su. Porca vacca, devo pure parlare perché altrimenti ci sono i rumori di fondo. Cioè, ragazzi, ce la posso fare, eh? Ce la posso fare. Cioè, riuscirò a prenderlo con un Ultra Ball, eh? Vai. No! Dio! Dai, 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 dai. Siamo arrivati a un punto, come si dice, di non ritorno. Cioè, siamo a un punto di non ritorno. Lui ha esaurito... Cioè, siamo arrivati... No, non si dice punto fisso, a... Ha un vicolo cieco, tra virgolette. Lui che continua a uscire da o entra nella Pokéball o non finisce più sta lotta. Non finisce più sta lotta, va bene. Madonna, ragazzi, altro che i super boss dei giochi di la sfida vera di Pokémon, ma altro che sconfiggere i Pokémon selvatici, ma può catturarli proprio veramente. La sfida vera di Pokémon è sempre stata catturare i Pokémon leggendari. Altro che i boss finali. Altro che i campioni della Lega Pokémon, altro che il boss finale morale. Beh, qua di Ultra Ball. E poi pure il tasso di cattura è basso, questo è il punto. Anche se ha un punto vita questo cazzo di Mewtwo. Ma secondo me ha finito anche i pipì di ripresa, sapete. Ma secondo me ha esaurito tutte le mosse che poteva usare, secondo me. Ha finito seriamente. Non ci posso fottutamente credere. No, esci. Rifai. No, raga, non ci posso fottutamente credere. Tutto sto casino. E poi ha fatto scontri. Ha subito i conti a colpa. Dai, raga, ma che dai. Dai. Dai, raga, tutto sto casino. No, ok, adesso uso la Master Ball. Dai, adesso uso la Master Ball, dai, ma porca troia, raga, ma che sfiga. Tutto sto casino e poi si ammazza da solo. Dai, riproviamo. Stavolta uso la Master Ball. Cioè, alla fine veramente, aveva veramente esaurito tutte le mosse alla fine. Dai, adesso uso la Master Ball. Adesso veramente faccio la mossa triggerante, non... Prima che si suicidi, uso la Master Ball. Mi spiace, ma... Non avrei voluto usare... Finirlo... Avrei voluto finire catturare la Ultra Ball, catturarlo con la Ultra Ball, ma se mi metti che dopo aver finito tutte le mosse il Pokémon fa una mossa che ti dà il contraccolpo, veramente è come triggerare il giocatore che è lì da mezz'ora che combatte. Beh, vediamo la Master Ball, usa la Master Ball, che ce l'ho. Vediamo un po'. Se esce ad uscire dalla Master Ball è incredibile. Ok, questo, basta. Avrei voluto prendere una maniera un po' più epica, ma va bene, l'ha messa così lui, l'ha messa così. Cioè io, cazzo ragazzi, che tristezza, va bene. Quindi siamo riusciti a catturare Mewtwo, il Pokémon genetico di tipo psico, il numero 150, giusto, della primissima generazione, quindi è l'ultimo Pokémon della prima generazione. Infatti vi ricordo tutti voi che i Pokémon in questo gioco sono 450 quelli catturabili, ma nei giochi precedenti il massimo di Pokémon era 150. Infatti quando ho visto, tipo, quando mi sono riguardata perché avevo la nostalgia, la guida di Pokémon nero e bianco, ho visto che il massimo era 150 Pokémon. Cosa? Comunque, alto ben 2 metri, Mew, pesa 122 kg, minchia. Un Pokémon creato usando i geni di Mew. Si dice che fra i Pokémon sia quello con l'animo più crudele, e invece è quello che odia gli esseri umani e basta. Creato da uno scienziato dopo anni di orribili esperimenti di ingegneria genetica. È la descrizione di Pokémon X. È molto più figa la descrizione di Pokémon Y. Ed è stato trasferito in Box 1! E ho poi trovato a Mewtwo Y, che aveva perso il suddetto Pokémon quando l'abbiamo sconfitto. Ok, quindi ragazzi, abbiamo definitivamente concluso tutte le cose che si potevano fare in Pokémon Y, perlomeno quelle che mi sono segnata io di fare. Avrei voluto tanto fare anche tipo i Safari Amici, purtroppo non si può fare perché si può fare solamente online. Non si può fare da soli che due scatole. Quindi sapete che vi dico, ragazzi, direi che possiamo andare a sistemare Mewtwo nella squadra, nella mia quarta squadra che ho sistemato nel box 15.
possiamo dire che possiamo anche andare a vedere un po' come sono Mewtwo, Zygarde e Moltres nel po' che io e te, giusto per prolungare ancora un pochino l'episodio. Ah, comunque mi dispiace, prima era molto... Era finita di merda prima, lo ascolto, che tristezza. Comunque, allora, siamo nel box lotta. Eccoci. Eccolo qua il nostro Mewtwo. Prima andiamo a vedere le informazioni. Allora, le mosse che ha le abbiamo viste tutte quante. Pressione, il nemico usa più PP. Cosa vuol dire? Ah, vuol dire... Ah, ecco perché avevo esaurito tantissimi falso finali. Ecco perché prima avevo... Cioè, io avevo... Stavo dicendo, ma com'è possibile che abbia già finito, esaurito i falso finali, che in totale ho 40 PP per usare il falso finale? Ah, perché... Con probabilità pressione di Mewtwo usavo il doppio dei PP, capito? Beh, comunque le mosse che ora abbiamo viste tutte quante durante lo scontro, quindi ripresa, psichico, barriera, forza sfera, credo che sia chiaro a tutti cosa facciano. Vediamo un po', natura birbona. Fa attenzione ai suoni, va bene, birbona, cosa vuol dire birbona? Vabbè, adesso lo spostiamo dritto dritto nel box 15 e ragazzi, definitivamente abbiamo anche formato la quarta squadra. Adesso direi proprio che possiamo anche dargli lo strumento che abbiamo raccolto dopo la sua cattura, ovvero la Mewtwoite Y, che esattamente come succede con Charizard, permette a Mewtwo di mega evolversi nella forma Mewtwo Y, che è la forma che a me piace molto di più della forma X, sinceramente. È la forma che può assumere solamente il Pokémon Y, mentre il Pokémon X, come ho già detto, come ho già fatto intuire, la Mega Pietra che abbiamo trovato sarebbe stata la Mewtwoite X e avrebbe permesso a Mewtwo di evolversi in Mega Mewtwo Y. Io comunque, ripeto, preferisco molto di più la versione Y. Tra l'altro, in uno degli ultimi film di Pokémon c'è compare un Mewtwo che appunto si mega evolve in Mewtwo Y, quindi è tipo la sua forma più, penso che sia la forma preferita dai fan, se scelgo di mettere in un film forme del genere. In ogni caso, adesso direi che possiamo andare a vedere come sono questi tre bestioni nel bocche del Pokédex, giusto per vedere come sono. Quindi spostiamo Mewtwo qui al posto di Greninja. Andiamo a vedere com'è prima di tutto lui. Io gli do del maschio Mewtwo perché solitamente, ok, che non ha il sesso sconosciuto perché non si sa che roba sia. Comunque, io gli do sempre del lui. In ogni caso, vediamo un po'. Salve, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vedo che non gli piacciono le carezze sulla testa. Quindi io la carezzo qua. Ok, ha fame, ha fame, cioè in realtà vuole giocare, comunque. Ah, ti crederai? Ah, anche lui mangia due volte. Ti crederai, Mewtwo, nel fatto che gli umani siano delle persone orribili? Anche lui, alla fine, è un po' come Elise, se crede che tutti gli umani siano delle merde. Comunque, a parte ste stronzate, adesso gli diamo da mangiare finché non è sazio, come al solito. Che cazzo sta succedendo di là? Non lo so. Adesso andiamo a vedere. Ma che è sto casino? Vabbè, metto. Vabbè. Tralasciando i rumori di fondo, adesso andiamo a vedere come Zygarde. Zygarde, da quanto è grosso, secondo me non c'è neanche bisogno che. No, non c'è neanche bisogno che metta. Come si dice? Non c'è neanche bisogno che metta. Che capovolga la telecamera, perché da quanto è alto secondo me si vedrà il suo muso sullo schermo superiore. Quindi vediamo un po'. Ecco, ci avevo ragione. Salve! Ma cos'è sto casino che sta succedendo di là? In ogni caso, se faccio così, ecco fatto. Ma ragazzi, scusatemi un attimo, metto un attimo in pausa però perché c'è un casino allucinante di là. Ok, da quanto ho capito stavano tipo pulendo delle cose. In ogni caso, vabbè, Zygarde l'abbiamo visto. Adesso andiamo a vedere com'è anche Moltres. Secondo me Moltres ci sta nello schermo inferiore. Perché dovete...
Perché, come avete notato, più il Pokémon è grosso, più c'è il rischio che appaia. Vediamo un po', vediamo un po'. Alu ci sta tranquillamente nello schema inferiore, ok. Rimani con le ali così spiegate tutto il tempo, Moltres. Non ti stanchi. Vediamo un po'. Secondo me se tocco le ali mi brucio. Sì, mi brucio. Ok, forse è meglio non. Vediamo un po'. Ma perché non rimani con le ali chiuse? Ma non può. Non ho capito, ma non può chiudere le ali. Cioè, no, è condannato a tenere le ali sempre. Se poi spiegate, cioè, perlomeno i Veltal le posava a terra, no? Moltres deve stare sempre con le ali spalancate così. Dai, che tristezza, beh. Ci mancherebbe che forse non ha veramente le ossa per chiuderle. Ma è triste questa cosa, dai. Comunque, sempre battuto di merda sul fatto che Moltres sia un pollo arrostito che va a fuoco, ma va bene. Adesso gli diamo da mangiare finché non è sazio. Ah, già finito. No. Ciao, sazio. Va bene. Ok, va bene. Temoto se siete ancora più amici? Sì. Ok, ragazzi, prima che il casino continui per troppo tempo, direi che il video di oggi si possa concludere qui e con essi anche la serie su Pokémon Y. È stata una serie lunghissima, se state guardando le serie più lunghe sul mio canale, non batto alcune che ho già portato anni fa o che abbia completato anche nei mesi precedenti. In ogni caso, se state rimarrà nel mio canale come una delle serie più lunghe in assoluto. Ora, non so quando state vedendo questo episodio, probabilmente saremo a maggio quando uscirà questo episodio. In ogni caso, sappiate che se non avete visto l'episodio di cui ne parlo, che dovrebbe essere l'episodio numero non mi ricordo quale, penso il 41. Sappiate che la prossima serie che è in programma, ovvero Monster Hunter Stories, se non sbaglio, come al solito se non vi ricordate quali sono le serie in programma le potete recuperare nell'ultimo video aggiornamento nella playlist altro, la prossima serie non inizierà dopodomani, come al solito, gli episodi non inizieranno ad uscire dopodomani perché questo è un brutto periodo. Come ben saprete, siamo a maggio, la fine della scuola si avvicina, quindi non posso perdere tempo, tra virgolette, a registrare le mie serie. Quindi mi ero detta, siccome siamo arrivati, quindi mi ero detta perché avevamo tipo a me oltre la metà del gioco siccome eravamo oltre la metà del gioco quando ho detto sta roba, avevo detto finiamo in questa serie e poi dopo la prossima serie la inizio a registrare quando sarà finito tutto. Quindi questa è l'ultima serie che ho finito di registrare prima di fare tutto, prima di dedicarmi al 100%. Dedicare il 100% del mio tempo sullo studio. Quindi, insomma, ragazzi, per via di tante robe, la prossima serie, per una serie di motivi, non inizierà dopodomani, ma inizierà a fine giugno, se tutto va bene. Quindi preparatevi per un lungo periodo, tipo un mese e mezzo, in cui non usciranno più video. Già che ci siete, visto che non usciranno video in questo periodo, andatevi a recuperare magari le serie che vi siete persi sul mio canale, che poi magari ci rivedremo, cioè ci risentiremo, anzi, perché io non mi faccio mai vedere, ci risentiremo a fine giugno, se tutto va bene, con l'inizio della serie di Monster Hunter Stories. Quindi, ragazzi, se questa serie vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un mi piace. Io mi sono divertito tantissimo a registrarla, nonostante tutte le difficoltà che ci siano nel tenere Nintendo e a riattrezzarlo e fare tutte queste robe per far vedere le varie robe che ci sono che appaiono sugli schermi. Ma intanto ricordatevi, però mi sono divertita comunque un sacco. Ricordatevi, questo rimane sempre uno dei miei giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. E noi ci vediamo alla prossima! Ovvero a giugno, nel caso peggiore a luglio. Comunque, se ci rivedremo fra circa 2 mesi con Monster Hunter Stories, quindi rimanete sintonizzati.